perché giustamente i discussori hanno utilizzato del tempo. Mauro Tedeschini è un giornalista che io non solo leggo tutti i giorni, in particolare la domenica, ma che mi piace avere come interlocutore anche di valutazione a fine giornata. E non vedo l'ora che finisca di fare il giornalista attivo, così gli dimostro che davvero la mia considerazione, starei per dire pura, è molto interessante. Mi piace la libertà del suo fare il giornalista. Detto questo, prendendo per intero la domanda che deve aiutare il mio contributo a questo bellissimo pomeriggio con Graziano e questo straordinario sforzo intellettuale che ha fatto, perché quel passaggio che sta dentro la domanda di Tedeschini è importante non solo nel libro e per il libro, ma per chi si accinge alla vicenda politica, per chi la coltiva e la porta avanti, perché pone tre questioni. Primo, fino ad oggi c'era una condizione di invalidità civile che riguardava la politica, perché la politica si è collocata fuori la dimensione della realtà, tant'è che pochi sono quelli che vanno a votare, diciamo erano di più, per alcuni livelli istituzionali tornano ad essere tanti, per esempio si prevede che per le regionali saranno tanti quelli che non vanno a votare. A livello delle europee abbiamo avuto uno straordinario risultato, almeno per la densità che si è stabilita per un partito, proprio per il messaggio che ha comunicato Matteo Renzi e gli uomini che hanno costruito con lui quel progetto. C'è allora il problema di recupero di realizzatività. La realizzatività, visto che qui sono presenti un filosofo, io lo chiamo così per la serietà dei suoi studi, Carlo Tatascione, uno studioso di filosofia del diritto e non solo, che è il da me stimato presidente del Tribunale di Sulmona, ma anche la persona che conosco e che stimo, che è il dottor Fimiani, ha studi sottilissimi di filosofia. La realizzatività evoca, se ci fosse Cacciari, la causalità, proprio la cosa che si misura e si rinviene. Quante volte il decisore pubblico non può raccontare la cosa che ha determinato? La cosa, proprio nella sua misurabilità della cosa. E Del Rio nel libro scrive quello che loro hanno narrato per un certo numero di anni come dovere di recupero della politica, ma non solo della politica, anche della istituzionalità, mettere in campo cose, risultati che producano cose, decisioni che generano cose. Io ho fatto giorni fa una riunione, caro Mauro, con i miei capi dipartimento, e qui ce ne sono alcuni liberamente venuti, con alcuni dirigenti anche, e ho parlato con loro dicendo: ma vi rendete conto che se si misurano gli ultimi 5 anni circa gli obiettivi posti negli atti tipici di programmazione e gli obiettivi indennizzati per la parte mobile e dinamica dei redditi dei dirigenti, lì c'è scritto che quel risultato è stato raggiunto, e il risultato in realtà non è stato raggiunto proprio per la rottura tra l'attività programmatoria, tra l'inchiostro sulle carte intestate e i risultati della vita reale attesi dall'economia, dai giovani, dalle famiglie e dai territori. Quindi si pone questa questione, lui la pone in maniera adulta, libera, libera, libera e liberante. Secondo, i giornali avevano anche questo tra i compiti: consentire il costituirsi di una pubblica opinione che faciliti il giudizio collettivo e non la pornografia. Se il Papa è andato a fare il discorso di Ratisbona, la notizia non può essere se poi il Papa inciampa sulla scaletta dell'aereo. E 9 volte su 10 la notizia è l'inciampo fisico sulla scaletta dell'aereo e non il discorso di Ratisbona, perché sembra che abbia più colori quella caduta. E prende di più la pornografia, e per pornografia io intendo il cazzotto allo stomaco della curiosità, dello sguardo che vede. E lui, Tedeschini, lui nella sua intimità sa che è profondamente vero questo, ma è come se fosse a volte, non per il suo giornale, l'ultima speranza di recuperare lettori, perché la politica ha avuto problemi degli elettori, i giornali, grande strumento della democrazia e della pubblica opinione, hanno avuto i problemi dei lettori, elettori e lettori. Seconda grande questione che noi cogliamo con questa fotografia che scatta Tedeschini, che scatta Del Rio nel suo libro Cambiando l'Italia, è questo ingresso anomalo di anomali. È vero che c'è il rifiuto dell'abito talare, della liturgia classica. Chi narra benissimo questo, Mauro, fammelo dire, perché è un mio amico
Claudio Cerasa è stato il migliore narratore di questa anomalia sacerdotale di Renzi e dei Renziani. Sei d'accordo o no? Quando dice, per esempio, nel libro Rompere le catene, racconta il successo di questa squadra di persone che la pensano allo stesso modo, affinandosi cammin facendo, e sono entrati in politica rifiutando l'abito talare, la condotta costumata del passato. Per esempio, una cosa che apprezzo di Renzi, che io ancora imparo, è il rifiuto dei salotti. Io non ho imparato a rifiutare i salotti, perché purtroppo ci sono dei salotti anche in questa regione che bisogna almeno sapere quello che pensano. Lì si possono produrre anche le denunce nei salotti, si possono coltivare i progetti e le denunce. Lui ha avuto la forza fino adesso di resistere ai salotti e a quello che il salotto porta con sé come chiusura, come cerchio che ti chiude e ti prende dentro. E questo è il prodotto che è venuto fuori al seguito della energia di diversità che loro hanno portato. Graziano, secondo me, è l'interprete di primissima fila. Poi aggiungo una cosa che la vorrei dire in privato, ed è quello che secondo me sarà più resiliente. Fabrizio Barchi è stato qui 2 anni a spiegarci la resilienza. Esiste la resilienza anche per quanto riguarda la condotta politica delle persone. Terza annotazione, e poi parlo del di me, circa la domanda di Tedeschini, perché almeno una volta gli voglio rispondere a tono, almeno una volta. La terza questione che mi piace, che lui mette a fuoco Del Rio perché racconta la verità, è la questione concernente, per esempio, il ruolo di questa triplice che viene rimesso in discussione: partito rispetto alla società, la classe dirigente rispetto alla politica, perché c'è una discussione anche del come si colloca la classe dirigente. La classe dirigente noi nel Novecento l'abbiamo percepita semplicemente in alto, a volte anche solo con le gambe a cavalcioni, odiosamente collocata rispetto alla sua comunità di appartenenza. Lui tematizza questo: come si è classe dirigente e come si costituisce questa univocità con la comunità di appartenenza, senza supponenza, senza violenze dirigiste e senza anche la ricerca di affiliazioni all'insegna della fedeltà. E questo è un tema che secondo me diventerà anche moderno, contemporaneista e attuariale anche nel dibattito del PD. Cioè, quanta libertà è consentita, quanta autonomia è consentita, e chi coltiva davvero le autonomie e l'autonomia? Ultima cosa che mi piace dire qui, cogliendo lo strumento di questo libro, è il rapporto con la modernità che, per esempio, ti veicola l'innovazione tecnologica, che in parte ha affrontato anche il presidente del Tribunale di Sulmona. Lui fa tutta una riflessione, per esempio, su come si compongono le risorse umane che sono pagate con la fiscalità pubblica, i dipendenti pubblici, coloro i quali sono amministratori pubblici, com'è che si compongono rispetto al da farsi in questo tempo che noi abbiamo, che è anche doloroso, accompagnato anche da sangue. Mi chiede Tedeschini: chi erano quelli? Erano 35-38 dirigenti del sindacato CGIL che legittimamente, per me comprensibilmente, ci hanno posto il tema della chiusura dei punti nascita. Poi hanno usato aggettivi che sono particolarmente espressivi, che c'è sempre l'appello a questo sentimento della vergogna. La vergogna è un sentimento che riguarda più l'individualità nel suo rapporto con se stesso, e meglio l'imbarazzo che evoca il tema pubblico. C'è il sentimento della vergogna e poi l'imbarazzo. L'imbarazzo chiama in causa la dimensione collettiva, la vergogna chiama in causa la dimensione individuale, quasi jensenista. Loro dicevano: vergognatevi per i punti nascita. Non è di sinistra chiudere i punti nascita. È un tema che, per quanto mi riguarda, mi convoca, non solo perché sto in una coalizione di centro-sinistra, perché è una questione che concerne il territorio, come mi ricorda ogni giorno il sindaco di Sulmona, il presidente della provincia dell'Aquila. Bene, rispetto a questo, noi dobbiamo sapere però che la sfida che riguarda tutti quelli che hanno o un contratto di lavoro in ragione del pubblico interesse o una elezione in ragione del pubblico interesse deve essere verificata sul piano della sfida della modernità. È bellissimo il capitolo dove si concepisce una riorganizzazione del fare servizio pubblico, non più soltanto le procedure. Io nella mia regione, quando sono entrato, nei primi 60 giorni, mi sono sentito una pallina del flipper. Perché?
i dirigenti si scrivevano tra loro come se fossero uno argentino e l'altro australiano, e alla fine l'esito del lavoro era scrivere le carte, quando invece noi siamo stati convocati dal 1869 da un abruzzese di bomba che ha fatto le ferrovie, caro Graziano, ma che ha concepito per primo nella storia europea le conferenze di servizi. E io vado nella regione per la quale mi sono battuto 14 anni a cercare di dare indirizzi in avanti, ho vissuto anche 53 capi di imputazione, processi di ogni sorta, e trovo quelli che si scrivono tra loro, che fanno la ginnastica dell'inchiostro. Ho detto, noi dobbiamo formattarci per il risultato, sapendo che la modernità ci porta a tecnologia, riorganizzazione, sapendo che non tutto lo deve fare il potere pubblico, che molto viene fatto dalla società, dalla comunità, dal libero organizzarsi, dalle imprese, dal terzo settore. È bellissima questa parte dove rivela Graziano Del Rio, e concludo Mauro, dove rivela il suo essere in principio cattolico democratico, formatosi con il pensiero di Maritain, di Mounier, del personalismo cattolico e di questa grande esperienza di libertà che i cattolici adulti hanno vissuto in Emilia Romagna, come diceva Prodi. Non tutto viene fatto dal potere pubblico, non tutto coincide con la sfera dei compiti del pubblico potere. A volte il pubblico potere fa bene se fa fare, se consente che si faccia. Il porto di Ortona e di Pescara si salveranno non se le capitanerie tutti i giorni fanno quello che si faceva nel Novecento, se anche consentiranno che i privati potranno fare nel rispetto della legge ciò che altrove in Europa e nel mondo fanno gli imprenditori. Questo è anche quello che io traggo di lì come insegnamento, ed è quello che io voglio impiantare. Mauro, io ti assicuro una cosa, non che la CGIL nel numero di 38 organizzi la dichiarazione di esistenza in vita, che è un legittimo diritto di tutti. Tra l'altro io, se potrò, mi farò anche la doppia testa da questo punto di vista. Ne avevo una della CISL, ma che non ho più rinnovato, non perché non ho più il lavoro, perché non ho capito poi dove erano collocati. La cosa che è importante che accadrà nei prossimi 50 mesi è che noi in questa regione faremo accadere una quantità misurabile di risultati su tutti i fronti riguardanti l'economia viva, perché mi ha convinto quel professore di filosofia che ho avuto all'università e quella bravissima che ho avuto al liceo, che veniva sempre alle giornate che si facevano qui organizzate dai frati qui di Sant'Andrea, quando mi spiegò la differenza tra i socialisti utopisti e i socialisti scientifici. I socialisti utopistici erano quelli che volevano interpretare diversamente il mondo, i socialisti scientifici erano quelli che lo volevano cambiare. Io ho avuto la fortuna, grazie a popoli importanti che non usano sentimenti, diciamo, odiosi, di vincere sempre le elezioni, ma un requisito mi hanno sempre riconosciuto, che le cose che diciamo le facciamo, e le cose che facciamo coincidono con quelle che diciamo, e siamo pronti ad essere arricchiti anche dai punti di vista della cittadinanza e dalle buone azioni della cittadinanza. Graziano, grazie ancora. Allora, io veramente io chiedo di rispondere a tutte le sollecitazioni che ci sono state, poi gli farei due domande, una diciamo un'altra e una invece molto bassa. Quella altra è: chi sono i padri nobili di questo cambiamento? Perché per esempio mi ha colpito il fatto che Del Rio citi continuamente, anche non solo in questo libro, Giorgio Lapira, mentre Matteo Renzi per esempio, che è fiorentino, lo cita molto di meno, no? Non mi sembra che sia per lui un riferimento così forte, quindi mi farebbe piacere capire appunto chi sono questi padri nobili. L'altro invece è molto più basso, è legato un po' anche al contingente, perché mi sembra che cambiare questo paese sia molto frustrante, nel senso che tutte le volte che sembra che si metta fuori la testa, poi immediatamente te la ricacciano sotto. Faccio un ultimo e attualissimo esempio, è quello di questa sentenza della Corte Costituzionale, che nel momento in cui l'Italia sembrava finalmente essere quasi in linea con i conti pubblici, c'è un po' di ripresa economica, la Banca d'Italia ci dice facciamo il PIL più 0,7 e continua a ritoccare lì su, arriva questa sentenza che è onestamente una stangata molto pesante, insomma sembra sempre di ricacciarti indietro, e allora si ricomincia a parlare di manovra, si ricomincia a parlare dove prendiamo i soldi, e quindi ricrea un clima di emergenza in un momento in cui invece forse si poteva cominciare a ragionare un po'. Lo dico perché poi tra l'altro lei è l'unico ministro che ha vissuto tutte e due le fasi, no? Quella dell'emergenza con il governo Monti, in cui sembrava addirittura che il paese veramente andasse
il fallimento, io lo dico default che è una parola brutta perché non si capisce, ma insomma eravamo in una sindrome greca e quindi alla fine non riesci mai a vedere la luce, no? Ecco, chi si trova lì a dover cambiare, come può fare per cercare poi di arrivare finalmente a una situazione un po' più direi di serenità, che ricrei quella fiducia che sta nel sottotitolo del libro. Mi ha colpito, e chiudo qui perché sennò anch'io prendo troppo tempo, nell'articolo che ha scritto Ferruccio De Bortoli nell'addio al Corriere della Sera. A un certo punto, parlando di Matteo Renzi, dice è un maleducato di talento, no? Che è una definizione appunto che ti fa capire che forse in questo paese, per cambiare le cose, già il fatto che gli riconosca talento mi sembra appunto un omaggio abbastanza forte fatto da De Bortoli, però maleducato sembra come che faccia capire in questo paese, per cambiare le cose bisogna essere maleducati, perché altrimenti sono talmente tanti i riguardi che devi avere che alla fine appunto arrivi al termine dei 5 anni e non hai combinato nulla. Spero di non essere stato troppo lungo e confuso. Grazie, allora intanto buonasera a tutti e grazie di essere venuti così numerosi, grazie Luciano che ha voluto, come dire, completare questa giornata di lavoro con anche questo appuntamento sul mio libro, che non vi spaventate, lo dico ai signori e signore che sono qua, non è così complicato come ve l'hanno raccontato. È molto più semplice, io sono un uomo semplice, però ringrazio molto i professori che hanno parlato prima, perché credo che abbiano colto, adesso fuori dallo scherzo, abbiano colto quanto io davvero volevo esprimere. Sì, grazie, non è facile, poi magari ne chiacchieriamo intorno a una bottiglia di vino, noi quattro, e parliamo delle nostre radici, di quello che c'è sotto, ma è molto grazie perché avete, credo, colto veramente lo spirito del libro. Però il libro è stato scritto... Ah no, aspetta, prima devo rispondere alle tue domande, direttore. Allora, intanto rispondere alle tue domande. Chi sono i padri nobili del, tra virgolette, renzismo? Allora, intanto Giorgio Lapira è un padre nobile del renzismo, perché Matteo ha lo stesso affetto, anche di più, di quello che io ho per Giorgio Lapira. Lo conosco da quando era sindaco di Firenze. A Palazzo Chigi c'è una sola fotografia nel suo studio, che è quella di Giorgio Lapira mentre dà la mano a un bambino. Quindi ha fatto la tesi sulla vita. Beh, siamo preparati, vedi? E questo è il senso della politica. La politica è ricca perché c'è il popolo, vedi? E infatti non lo cita mai, ma perché cita poco, cita molto Chesterton e altri autori, però credo che sicuramente Giorgio Lapira è messo insieme a lui i nostri costituenti. Ovviamente Matteo Renzi, se si può ricondurre a una categoria culturale classica, è un liberale, un cattolico liberale, non appartiene, dice di me che sono un cattolico comunista, quindi attenzione, che io sono molto più sociale, lui è molto più cattolico liberale, però credo che tra le varie correnti che influenzano questo momento del pensiero c'è appunto questa nobiltà dei nostri padri costituenti, sia liberali sia cattolici, e molto meno ovviamente di radice comunista, anche se si riconosce anche il lavoro. Perché molto meno di radice comunista? Non per una polemica, ma perché, come sapete, la nostra Costituzione ebbe questo dibattito molto profondo tra chi pensava che lo Stato fosse preminente rispetto a la persona e la famiglia, cioè le formazioni sociali e familiari, e chi invece pensava che appunto l'individuo, come dice la Costituzione, si realizza, no, attraverso le formazioni sociali e quindi l'individuo è antecedente allo Stato. La polemica tra questa cultura e quella fascista e comunista era appunto questo. Quindi questo è per rispondere in maniera... Quindi non credo che Giorgio Lapira sia meno presente di quanto lo sia nella mia testa come un fonte di ispirazione. E dunque la seconda domanda era se che senso si trova in questo paese, perché si rialza la testa, si ritorna indietro, si rialza la testa, si ritorna indietro. Ma noi da questo punto di vista siamo molto sereni, cioè siamo convinti che il paese abbia tantissime risorse e quindi che le difficoltà facciano parte della vita, che gli errori che si commettono si pagano, quindi quando tu commetti errori per troppo tempo non decidi, non fai, alla fine paghi.
E qui c'è un concetto che io esprimo nel libro, cioè che la politica deve essere innamorata della verità, perché a volte la politica deve anche essere capace di dire cose non facili. E cito un esempio di Pericle nel suo famoso discorso agli Ateniesi. Perché c'è un momento in cui Pericle, che era un uomo molto saggio, gli Ateniesi stanno discutendo con gli Spartani, c'è una guerra che deve essere intrapresa, se sì o se no, c'è da prendere una decisione. E quindi a quel punto gli Ateniesi, quelli che potevano occuparsi di politica, nel mondo antico si occupavano di politica solo gli uomini liberi, per questo la politica era un'occupazione molto importante, perché chi era schiavo era tutto dedicato al lavoro, non poteva occuparsi della cosa pubblica perché non aveva il tempo, doveva lavorare. Invece chi era più libero dall'operosità si poteva dedicare alla politica. Allora chiamano Pericle e gli dicono: insomma, qui cosa facciamo, cosa decidiamo? E lui dice: no, è necessario, per le condizioni che ci sono, entrare in guerra, però state attenti, io vi dico che entriamo in guerra e lo decidiamo insieme dopo quando torneranno i vostri figli nelle bare, e voi mi chiederete perché siamo entrati in guerra, perché quando il dolore viene in casa tua, quella scelta lì diventa, viene sulla tua pelle, e quando voi mi direte perché abbiamo fatto questa cosa, io che sono l'uomo politico vi dirò che vi ho dovuto portare in guerra, l'abbiamo deciso insieme, ma che la politica a volte deve fare delle cose sgradevoli. Allora, attenzione, la contestazione sul punto nascita è questa. Non so, non conosco la vicenda, però io ho chiuso gli ospedali quando ero presidente della sanità della mia regione. Ho chiuso gli ospedali, sono un medico, quindi penso un pochino di orientarmi nella sanità, e sono un ricercatore universitario. Allora, a un certo punto noi abbiamo dovuto chiudere gli ospedali. Perché? Perché se tu tieni aperto una cardiochirurgia e quella cardiochirurgia fa meno di un tot di interventi, io non sto facendo il bene di quel paziente, perché la mortalità dove si fanno pochi interventi è molto più alta. Allora a un certo punto il politico, la politica, deve avere il coraggio di dire la verità, cioè di scegliere tra due priorità: se metterci d'accordo e non dar fastidio a nessuno, o se pensare che forse tra 5 anni abbatterò la mortalità dalla cardiochirurgia o dai punti nascita del 50%, capite? C'è un momento in cui i vostri interessi confliggono, perché è troppo difficile, perché è troppo difficile. È difficilissimo per voi, è difficile per me, capite? È difficile per tutti. E se non c'è una decisione collettiva, e se non c'è un politico che sa che la prospettiva non deve essere quella di trovare il vostro consenso tra 5 minuti, ma di portare vostro figlio e vostra figlia a partorire in sicurezza, se non avete quel politico lì, voi siete più poveri. Avete vinto la battaglia della quotidianità, ma avete perso la prospettiva della sicurezza per i vostri figli. Questo è il grande punto della questione. Allora, quindi noi non siamo preoccupati. L'unica cosa che io dico sempre a Matteo e a me stesso, tutti i giorni, è che dobbiamo stare molto attaccati alla gente comune. Questo è il nostro must, no? Ha detto giustamente il professore, l'università deve uscire dai suoi confini, perché tutti noi tendiamo a crearci dei confini, no? E a parlare con i nostri simili. Io parlo con Luciano, e lui abbiamo una storia culturale simile, facciamo presto a intenderci. È più difficile per me parlare con uno che viene da un'altra storia, che ha un'altra cultura, che ha un altro atteggiamento. Però questa sfida di uscire dai propri simili, da coloro che parlano il tuo stesso linguaggio, è la sfida della ricchezza, la diversità è la ricchezza della politica. Per questo noi abbiamo così bisogno di stare collegati all'uomo comune. Perché? Perché le cose più belle che io ho fatto da sindaco le ho fatte quando sono stato con l'orecchio aperto, perché sentivo quello che mi proponevano i miei cittadini e dicevo: dentro un quartiere, in una zona della mia periferia, dentro una scuola, chi è che conosce quello di cui c'è bisogno? Quelli che la vivono, quella realtà lì. Non si può fare la riforma della scuola senza ascoltare chi lavora nella scuola. E noi, vi garantisco che noi abbiamo avviato il più grande processo di consultazione sulla scuola. Non è sufficiente, perché i fatti di questi giorni dimostrano che non è stato sufficiente. E quindi, con molta modestia, bisogna ripartire da capo. Cioè ripartiamo, riragioniamo.
Abbiamo ricevuto 2 milioni di mail, 2 milioni. Abbiamo fatto 400 incontri sui territori. Ci sembrava di aver fatto una cosa giusta. Va bene, c'è ancora da migliorare. Ma ricominciamo, non c'è problema, perché appunto è cambiando, è gerundio, cioè non è che una volta il cambiamento è una cosa che continua, ma vi dicevo l'uomo comune, allora questo è il senso. Che cosa succede? Perché quando io vedo, abbiamo visto noi 3-4 anni fa, quando abbiamo cominciato a ragionare io e Matteo di questa cosa insieme, no? Io ero, diciamo, stavo per diventare presidente dell'ANCI e lui era il sindaco di Firenze, e abbiamo cominciato a dire: ma se ci mettessimo insieme e trovassimo noi sindaci a prendere in mano questo paese, cosa succederebbe? E lì ci siamo detti appunto che questo era il punto chiave, di essere in contatto con la gente comune. Perché? Perché se voi state a Roma 10 minuti o 10 ore, vi accorgete di una cosa perfetta, e cioè che i politici sono una categoria, esattamente come i professori universitari, come i medici, si frequentano tra di loro, una casta, sì certo, hai ragione. Allora, e sono una casta, ma la casta vuol dire... perché appunto diventi casta quando hai dei privilegi dall'appartenenza a quella categoria, no? Allora, sì, sì, certo, tra le caste ci mettiamo anche i politici. Appunto, stavo dicendo questo io, non so, forse mi spiegavo male, ma stavo dicendo esattamente questo. Io ho parlato degli avvocati? No, no. Ah, va bene, io non ho parlato di avvocati, però lo dico all'avvocato qui in prima fila, sono sereno. No, però, che cosa vuol dire una casta? Attenzione, vuol dire che celebra una liturgia che capisce solo lui, cioè frequentano gli stessi ristoranti, hanno lo stesso linguaggio, non vanno molto in mezzo alla gente perché altrimenti c'è una serie di privilegi che ci distribuiamo tra di noi, eccetera, eccetera. Ora, se tu hai questa cosa, è evidente che la gente non sente più la politica come una cosa sua, perché c'è un problema, che voi siete troppo, voi non siete come gli antichi ateniesi, quelli che erano liberi, voi non siete liberi, voi ogni mattina, io l'ho fatta questa vita per tanti anni e la continuo a fare, ogni mattina vi svegliate presto e adesso io non devo più andare a lavorare e accudire i miei figli contemporaneamente perché i miei figli stanno a Reggio Emilia e io sto a Roma, ma siccome avevo tanti figli e mia moglie lavorava e io lavoravo, avevo una vita complicata, diciamo, e quindi voi avete una vita complicata. Io parto da questo assunto, che la gente che io amministro ha una vita complicata, che il compito della politica è semplificargli la vita. Cioè, perché noi facciamo il processo telematico, la pubblica amministrazione, informatica, eccetera? Perché vorremmo che voi aveste una vita più semplice, perché quando vi mettete di fronte a uno sportello pubblico non dobbiate perdere delle ore, e perché qui e perché là. Quindi da questo punto di vista la rivoluzione digitale è una grande occasione di democrazia e di libertà, vi dà del tempo a disposizione, come lo spendete sono cavoli vostri, perché io non voglio amministrare la vostra vita, voglio semplificare il più possibile la vostra vita. Allora, questo tipo di, come dire, di atteggiamento che noi abbiamo voluto mettere in campo era: attenzione, la gente, siccome è la vita complicata, ha affidato la soluzione di alcuni problemi ai politici. Voi, siccome avete una vita complicata, dovete affidare la scuola ai maestri, cioè ai professionisti, non so se mi spiego, mi seguite? Perché dovete andare a lavorare, quindi avete bisogno di insegnanti, avete bisogno di medici, avete bisogno di avvocati, di commercialisti, avete bisogno della pubblica amministrazione. Quindi questo è il punto chiave: voi date fiducia alla politica e dite al sindaco, al presidente della regione, al sindaco dite: ah, fammi delle belle scuole, a lui dite: fammi una bella sanità, a me dite: fammi avere uno Stato che funziona, giusto? Delle buone infrastrutture e così via. C'è un affidavit, si dice, cioè voi ci date un carico di fiducia e dite: guarda, io ti sto affidando quello che io ho di più prezioso, mio figlio, te lo affido, organizzami una buona scuola. E se se la scuola di vostro figlio cade a pezzi, non è accogliente, ha cattivi insegnanti svogliati, cioè l'apparato statale vi dà l'idea di essere non ingaggiato nell'avventura educativa, voi perdete fiducia in noi, ci separiamo, perché se io parlo di me e della mia casta e dei miei problemi e dei miei rimborsi e dei rapporti che ho con la mia auto blu, con l'altra auto blu e con l'altra auto blu, è evidente che io non riesco a interessarmi di voi se mi occupo sempre di noi.
E voi questo, siccome non siete scemi, lo percepite. E l'avete percepito in questi 20 anni che la politica parlava di sé, non parlava di voi. Non si stava occupando di voi, dei vostri problemi, della vostra quotidianità. Allora, io dico cambia sguardo, cioè fai in modo che quando incontri una... perché vai nella crisi industriale? Perché vai in mezzo ai migranti che sbarcano? Perché io voglio che quelle cose lì mi interroghino, mi facciano cambiare. Perché voglio essere interpellato da quelle robe lì. Allora, se voi avete consegnato per la scuola, la sanità e così via, e vi viene restituito che niente funziona, il vostro livello di fiducia va allo zero, e dopodiché non andate più a votare per questo motivo. Ma così il problema non si risolve. Così il problema non si risolve. Quindi, da questo punto di vista, c'è un atto di umiltà che io cerco di esprimere in questo libro, e cioè che la politica è politica quando riesce a stare in contatto con la sua comunità, con la sua gente, quando i bisogni della gente, i bisogni quotidiani, dei beni pubblici, della scuola, dei parchi, eccetera, eccetera, quando queste cose diventano prioritarie, non secondarie. Ora, per esempio, io credo, scrivo in quel libro, che credo che un governo di centrosinistra, un governo di sinistra, deve porsi un grande obiettivo, che è quello di avere la piena occupazione, no? Cioè un'occupazione il più possibile estesa, perché la perdita del lavoro è una questione talmente importante che non attiene al solo dato economico. Il lavoro non è solo un problema economico, non è un problema di stipendio, è un problema di senso di se stesso, di dignità, di poter programmare. Guardate, non giudicate male il fatto che abbiamo messo questi incentivi per stabilizzare e per fare assunzioni a tempo indeterminato, perché quando un ragazzo è a tempo indeterminato, io ho alcuni ragazzi che hanno lavorato a precari in questi anni, miei figli, allora quando un ragazzo è precario è difficile che faccia un mutuo e si sposi, perché è precario. Se invece ha un contratto a tempo indeterminato, la banca gli darà più facilmente il mutuo, lui cercherà di programmare meglio, e quindi non è una cosa sottovalutare. Dice, ma hanno trasformato dei contratti a tempo determinato in tempo indeterminato. Attenzione, per la vita di una persona non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, non è il numero di occupati determinati, ma per la vita di una persona, di quella persona lì, il mondo cambia. Quindi quando noi facciamo alcune scelte, le facciamo in quest'ottica che vi stavo dicendo, appunto. Allora credo che, per esempio, sul tema del lavoro è evidente che questo paese ha enormi passi da fare, ed è evidente che se qui fuori ci fossero 100 disoccupati o 200 disoccupati organizzati, è evidente che hanno ragione loro a dire che non hanno un lavoro, è evidente. Ma è anche altrettanto evidente che questo paese, per poter recuperare il tempo che ha perso su tante questioni, ha bisogno di spostare con grande forza in avanti e con grande decisione e con grande energia in avanti i suoi obiettivi. Allora, non leggete gli strappi come maleducazione, non leggeteli come maleducazione. È vero, a volte si può essere anche, cioè non sto discutendo dei modi, ognuno c'è i suoi modi, insomma gli emiliani hanno un modo di comportarsi, i calabresi un altro, i fiorentini un altro, è noto, no, questo. Però al di là degli aspetti caratteriali, il motivo per cui si viaggia a volte a scatti e a strappi è perché altrimenti quella fiducia di cui abbiamo parlato, quel senso di recuperare speranza nel futuro, quel senso di vedere un piccolo cambiamento nella tua vita quotidiana, non lo ottieni se a volte non fai uno strappo, perché il sistema è talmente bloccato, il sistema italiano, che ha bisogno di questo scatto in avanti. E allora diciamoci anche questa verità, che c'è appunto un paese, il nostro paese, con grandissime potenzialità, con grandissima forza, e che però ha bisogno di essere un po' trascinato fuori dalle secche in cui è andato, perché una delle cose peggiori che noi abbiamo adesso qui, ed è anche il motivo per cui gli 80 euro hanno funzionato fino a un certo punto, cioè hanno dato uno stimolo ma non del tutto, è perché la gente ha preso gli 80 euro e poi li ha messi in banca perché aveva paura del futuro, capite? Paura del futuro, non ha consumato perché ha paura, e gli economisti hanno analizzato questi dati dicendo c'è un tema di paura psicologico, c'è un blocco nel paese, c'è un blocco. E quindi è molto molto irrilevante il fatto che, come dire,
riaccendiamo la speranza, no? Riaccendiamo la speranza e proviamo a fare anche a strappi. C'è un esempio che io non mi ricordo neanche se lo faccio in un libro, ma che faccio spesso, e cioè ci sono delle regole della politica classiche, e che sono le regole che anche la meccanica quantistica, cioè la meccanica normale, quella newtoniana, quella la meccanica classica, e che dice che se io prendo un bicchiere, questo qua, e lo butto per terra, io so esattamente prevedere la traiettoria di questo bicchiere, va bene? Però questa regola della fisica, che io dico sempre è la regola dei nostri politici più vecchi, anche più, a me sono anche, cioè, io non ho niente contro D'Alema, eccetera, eccetera, e cioè loro hanno analizzato perfettamente le regole della meccanica classica, cioè le regole che dicono questo bicchiere, la sua traiettoria, il suo punto di caduta. Però è stato dimostrato 100 anni fa che le cose che compongono questo bicchiere sono delle molecole che si chiamano atomi, e dentro questi atomi ci sono dei, come dire, degli elettroni, cioè dei pezzi che viaggiano con delle regole diverse. Gli elettroni non viaggiano in senso lineare, cioè faccio cadere il bicchiere. Gli elettroni viaggiano a strappi, cioè viaggiano a quanti, fanno tac tac. Nessuno può prevedere il loro, fanno tac tac, capite? Quando l'hanno spiegato ad Einstein, quando Niels Bohr si è messo a sedere e dopo 2 anni ha spiegato ad Einstein questa cosa, Einstein, che non era un uomo chiuso al cambiamento, Einstein è l'uomo che ha dimostrato che il tempo e lo spazio sono curvi, non sono piatti, quindi non sono lineari. Allora, Einstein che non ci ha creduto, poi dopo 2 anni ha detto: mi arrendo, hai ragione tu. Cioè noi, i nostri atomi viaggiano a strappi, tutti. Questa è la verità delle cose, questa è la verità della fisica, e quindi è una verità che va considerata. Cosa voglio dire, direte voi, ma che cavolo sto dicendo questo qua? Sto dicendo questo, che la politica può anche seguire delle regole di un certo tipo, ma potrebbe anche seguire delle altre regole, capite? E sono entrambi vere, cioè può darsi anche che ci vuole una linearità, la pazienza, ma ci vuole anche in certi momenti la capacità di fare il salto, di fare qualcosa di nuovo, di sorprendere. E ci sono delle cose che se le fai e anche le perdi, questo è il senso anche della cultura. Noi siamo una cultura che colpevolizza sempre i giovani, i vecchi, colpevolizza tutti, no? Io sono... Non, è sbagliato, ma noi abbiamo talmente casini, siamo talmente fragili, abbiamo talmente malattie, problemi, preoccupazioni, che dovremmo avere uno sguardo un po' più di compassione verso gli altri, cioè essere capaci di capirci. C'è un bellissimo pezzo di un autore americano moderno, David Foster Wallace, che racconta di questa cosa. Dice, quando tu vai, lo racconta mentre fa il suo ultimo discorso agli studenti di un college, e c'è la chiusura, consegna i diplomi, e lui dice: io sono un vostro professore, però vi voglio lasciare in eredità una cosa. La cosa che vi vorrei lasciare in eredità è che voi possiate avere uno sguardo diverso sulle persone. Cioè, quando per esempio siete in fila al supermercato e avete quella signora molto truccata che fa la cassiera e che è sgarbata, che è antipatica, magari pensate che quella signora lì ha una mamma a casa con un ictus, e quindi lei esce dal lavoro, corre là, cerca di accudirla e poi torna a casa, c'ha i suoi figli, cioè che ha una vita complicata. Oppure quando vedete che vi sorpassa una macchina veloce lungo la circonvallazione, vi taglia la strada e voi lo mandate a quel paese, giustamente, magari pensate che sopra quella macchina c'è un bambino che si è ferito e il padre lo sta portando d'urgenza all'ospedale. Cioè, le cose che guardate possono essere viste anche da un altro punto di vista. Cioè, potete anche avere uno sguardo più attento, più umano, più compassionevole verso gli errori degli altri. Per cui ci diamo anche la possibilità di sbagliare, ma non ci possiamo dare la possibilità di non provare, capite? Perché se io non provo a cambiare questo paese, se io non provo a spostare in avanti questo paese, se io non faccio un tentativo, non genero né speranza, né fiducia, né senso di appartenenza, sono uno che si accontenta, che ha trovato un mestiere un po' più comodo di quello di prima, e quindi bla bla bla, capite? Allora, questo è il senso che io cerco di raccontare in questo libricino, appunto,
E questa nostra avventura è comunque un'avventura originale, perché? Perché comunque ne stiamo discutendo. Cioè voi state discutendo. E c'è una bellissima cosa, abbiamo iniziato con la Costituzione e finiamo con la Costituzione. Sono stato ad Alba a fare una lezione su una fondazione su appunto che cos'è il cambiamento e che cosa vuol dire cambiare, eccetera. E lì mi hanno raccontato una storia e io ogni volta che vado in un posto imparo qualcosa. Io sono avido, ogni persona che vedo cerco di imparare qualcosa, perché sono talmente poveretto che ho bisogno di capire da tutti cosa mi possono dare, quindi sono uno sfruttatore delle persone. E lì mi hanno raccontato una storia che adesso vi racconto, perché è una storia bellissima. E cioè, nel 1943, quando comincia il combattimento tra i partigiani e le truppe naziste, c'è un gruppo di partigiani che decide di prendere Alba. Alba era governata dai fascisti e decide, un gruppetto insomma della zona, decide di prendere Alba. E i comandanti partigiani del comando centrale dicono no, è una sciocchezza, perché tu la prendi ma ci sono tutte le truppe intorno tedesche, appena li hai presi ti rimanderanno via, cioè verrai sconfitto. Ma loro decidono di farlo lo stesso. E decidono di farlo lo stesso. E se noi oggi raccontiamo quella storia della Repubblica Democratica di Alba, cioè di quei 40 giorni in cui i partigiani vanno alla città, è perché quegli uomini lì ebbero il coraggio di fare una cosa anche contro a volte tutte le condizioni, capisci direttore, quando dici ma cosa state provando, riprovando e le pensioni, ma noi vogliamo avere il coraggio di fare una cosa, perché se tu fai una cosa con il coraggio e la generosità e la volontà di restituire anche solo 40 giorni di libertà ad Alba, quella cosa che tu stai facendo sarà degna di essere raccontata, degna di essere tramandata. Noi oggi ci tramandiamo quella storia lì e ci raccontiamo la storia del coraggio di quegli uomini, capite? Quindi a volte la nostra vita è fatta anche così, di cose che si fanno e poi magari si è sconfitti, ma l'importante è non rinunciare alla battaglia, non rinunciare per la paura di essere sconfitti, non rinunciare per il senso dei propri limiti, perché tutti abbiamo dei limiti. Io non mi sento un super esperto della politica, sono uno che lavorava fino a pochi anni fa in un altro settore, quindi non c'entra niente. Io ho sempre detto che non mi sento. Non dovete rinunciare né per i vostri limiti né per la paura di sbagliare, non dovete rinunciare né per la paura di dare fastidio. Voi siete quelli che cambierete l'Italia, perché se voi darete fastidio, se voi darete fastidio, perché il sindaco qui, Marco qui, adesso tra un po' verrà lì, adesso scherzo con lui perché insomma siamo amici, ma tra un po' verrà lì e verrà a fare il bullo da me dicendo ah io ho fatto la raccolta differenziata al 70%, no? Mettiamo. Ma a me non me la racconta mica. La raccolta differenziata al 70% non la fa lui, la fate voi. Cioè, e il senso di. Lui certamente è bravo perché vi mette nelle condizioni di farlo, se lo farà, ma. Però siete voi i protagonisti, siete voi che se voi darete fastidio agli insegnanti e pretenderete che loro siano attenti, ma non fastidio perché hanno dato 5 a vostro figlio, ma fastidio nel senso che vi mostrerete interessati. Se voi darete fastidio alla pubblica amministrazione, cioè io pretendo che il parco dove porto mio figlio sia pulito. Se voi darete fastidio a Luciano perché io voglio che l'ospedale, siccome è un luogo pubblico, dove siamo tutti uguali, ricchi e poveri, e dove io voglio entrare con la stessa dignità, ricco o povero, perché siamo tutti uguali e voi pretenderete da lui che tutti vengano trattati ugualmente, voi avrete fatto a lui un grande regalo, perché il vostro controllo cambierà il paese, siete voi con il vostro protagonismo che cambierete il paese. Noi vi possiamo dare una mano, ma voi cambierete il paese se farete la società, cioè quelli che hanno in mano il loro destino e non si fanno fermare né dalla riverenza verso il presidente di regione o il ministro, né dalla paura di sbagliare, né dal senso dei propri limiti. Grazie, buonasera. Allora, io non so se il ministro ha tempo di firmare con le copie di libro, deve scappare immediatamente via. Volevo solo dire una cosa, siccome Luciano tutte le volte mi insegna a fare il giornalista, volevo dire, suggerito dalla sala, un rilievo che ti devo fare, non ci sono mai donne su questo palco, quindi io te lo rilevo, e dopodiché, grazie a tutti e buona serata. Thank you.